Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Frank 93. Come avevo detto nel video precedente di questo voice box di Kit, oggi lo sistemeremo. Lasciate like e iscrivetevi e posso cominciare. Allora, avevo detto che inizialmente smontavo queste due viti. Sono 1, 2, 3, 4, sono 4. Raga, parecchio stretto. No, raga, non si toglie. Allora, raga, facciamo una cosa. Nel prossimo episodio smondo queste vite. Mentre oggi facciamo... cerchiamo di tentare di riparare qualcosa. Però, raga, purtroppo queste vite non si smondano. Vabbè. Qui c'è il tester per vedere quanta corrente c'è. E inizio a vedere. Qui raga, stavolta serve un po' di luce. Qui corrente non ce n'è, quindi raga andiamo abbastanza male. Vediamo qui. E qui c'è un pochettino di corrente in questa zona qui. Vediamo in questo qui che è più grande. Corrente non ce n'è proprio qui. A sto punto andiamo a verificare lo stadio di alimentazione. Vediamo qui. Zero, nemmeno a farlo apposta. Rivediamo un momentino qui. C'è un po' di corrente, un momento che mi metto, c'ho del tester qui. Un po' di corrente c'è. E sì, raga, almeno sappiamo che un po' di corrente c'è. La vediamo qui. Qui zero totale, vediamo qui. Vediamo se intorno alla scheda c'è un po' di corrente, tipo qui c'è corrente a scalata, c'è poca corrente, vediamo invece qui.
Qui ce n'è un po'. Meno 0,1. Andiamo intorno alla scheda. Qui c'è. Io devo capire dove c'è la massa di corrente più grande. Dove c'è il mio mignolo qui. Dovete guardare qui voi. Vediamo qui. Qui proprio c'è sottoscala, come possiamo vedere qui. Nel senso c'è proprio zero di corrente. Vediamo qui alla porta USB. La massa di corrente. Devo trovare una zona qui, mo vedendo, in cui c'è proprio più corrente. Ma qui il massimo che abbiamo raggiunto è tipo 2-3. Però devo trovare una zona in cui c'è 5-6, in cui c'è proprio la massa di corrente più grande. Mendo. No, perché se c'è poca corrente qui non andiamo bene. Qui addirittura sotto scala. Qui al magnete. Poi peggio di andare di notte. Il massimo che abbiamo raggiunto qui di corrente è nemmeno 5. Provo a rivedere qui. Questo qui sarebbe lo stadio di alimentazione. Vediamo qui al sensore. Qui c'è la massa. Avete visto pure che qui era comparso 30, 31 e poi per un attimo. Qui c'è la massa. In questa zona qui c'è la massa. La massa è intorno a questa zona qui. Quindi devo capire dov'è e andare a riparare lì. Vabbè, abbiamo visto, raga, che la massa è in questo punto e nel prossimo video andremo a ripararla, ovvero quello che intendo io è che nel prossimo video proverò ad aprire questa scheda, vedrò se quello che è da riparare è easy, è semplice, lo riparo io, se no poi vedo come posso fare, perché sto coso voglio che ritorni a funzionare, perché quando funzionava era bellissimo. Quindi per questo video è tutto, lasciate like e ciao alla prossima!